Uomini e donne dall'urologo, prevenire meglio che curare. Con questa buona missione, la città di Santa Sofia ha accolto un interessante dibattito in materia. Si è svolta all'Accademia della Musica, con i saluti istituzionali del sindaco Daniele Attanasio Sisca, nonché della consigliere comunale Nunzia Spagnolo. Per quanto riguarda gli esperti, spazio per la biologa nutrizionista Anastasia Ruffo, nonché per il professore Marco Serrao, responsabile d'urologia della clinica Tricarico di Belvedere Marittima, nonché presidente della Fondazione Toto Morgana Onlus, che ha spiegato ai presenti l'inganno delle patologie prostatiche, nonché l'importanza della prevenzione adolescenziale e il perché la donna deve recarsi da un urologo, con spiegazione dei vari cistiti, prolassi e incontinenze. Fondamentale fare prevenzione tra gli uomini a tutte le età, sia perché nella fascia di età che parte dall'adolescenza quasi mai avviene un controllo, e questo è paradossale perché è esattamente quella l'età in cui abbiamo il cosiddetto picco di incidenza delle patologie uroandrologiche, sia perché purtroppo il secondo tumore per diffusione in Italia è proprio il tumore alla prostata, e sappiamo che a differenza di tutte le altre patologie maligne è totalmente silenzioso, totalmente asintomatico. Per cui ogni uomo con più di 50 anni o 40, se ha familiarità per patologia tumorale, dovrebbe essere sottoposto a visita specialistica. Con questa serata abbiamo voluto rinnovare l'impegno da parte dell'amministrazione per quanto riguarda la prevenzione e la salute dei cittadini. Successivamente verranno comunicate la data appunto delle visite, e fare un caloroso ringraziamento al dottore Marco Serrao che ha permesso appunto l'organizzazione di questo convegno, e un ulteriore ringraziamento lo vorrei fare alla dottoressa Anastasia Ruffo. Oggi una giornata importante perché la prevenzione è stata nella nostra azione amministrativa messa al primo posto. È il secondo evento, tra l'altro, di questa portata, dopo quello svolto sia a novembre sulla prevenzione femminile. Ringrazio gli ospiti che sono presenti questa sera, il dottor Serrao in particolare, la biologa nutrizionista Ruffo, e un grazie va alla consigliera comunale Nunzia Spagnolo per aver realizzato per aver curato la realizzazione di questa serata, e per l'ottima riuscita. Viviamo in un paese in cui il 50% delle coppie infertili ha come problematica principale l'infertilità del maschio. Fino a 20 anni fa si credeva che quando una coppia non riusciva ad avere un bambino la colpa era esclusivamente della donna. Sappiamo oggi che questo tipo di dato è assolutamente ribaltato, perché il maschio rovina la propria fertilità non considerando i fattori di rischio come il fumo, gli alcolici, le droghe che volgarmente vengono definite leggere, il doping nelle palestre, ma soprattutto madre di tutti i fattori di rischio, l'assenza di controlli. Ecco perché con la fondazione che ho creato, sto girando le scuole superiori della Calabria a titolo gratuito per dare a questi ragazzi finalmente un punto di riferimento.